Buonasera a tutti amici, ecco di nuovo in diretta. Ieri abbiamo fatto il pan di Spagna e il ripieno per la cassata alla napoletana. Oggi facciamo l'assemblaggio, andiamo a bagnare con il ripieno ottenuto ieri e facciamo la glassa con decorazione esterna. Allora, aspettiamo che si collegano più persone, ovviamente possibile. Come vi ricordo, il pan di Spagna io l'ho ottenuto diciamo nella teglia che ho fatto il pan di Spagna, non ho coperto per niente, però si poteva mettere anche ovviamente pellicola trasparente all'esterno. Guardate come si è mantenuto, una favola praticamente. Allora, tutto pronto, dobbiamo avere a portata di mano piatto per torta centimetri 28, ovviamente inerente al pan di Spagna che abbiamo ottenuto ieri, il ripieno che ho in frigorifero ancora, adesso lo vado a togliere dal frigo, gli ingredienti per fare la bagna, cioè acqua, zucchero e diciamo liquore a piacere, io uso liquore strega, che a Napoli la bagniamo con la strega, la cassata, e ovviamente i canditi a piacere, io uso vari colori, sia scorzette di arancia, di cedro e ciliegie rosse come colori. E gocce di cioccolato all'esterno per decorazione. Poi la decorazione è molto facoltativa. Ovviamente sac à poche e carta da forno, sac à poche usa e getta, o se volete quello di stoffa, carta da forno per fare dei pezzetti piccoli per mettere intorno alla torta quando va a colare la glassa. Lavoriamo in pulizia, ovviamente. Vediamo chi c'è in diretta. Allora, Martina e Annunzi, ciao. Ronga Eugenio, Livio, sei numero uno, un saluto dal Kenya. Lo so, perché tu vai sempre in vacanza. Dovete sapere che Eugenio Ronga è un ragazzo mio amico da tanti anni. Viaggia sempre, va in tutto il mondo. Adesso si trova in Kenya. Beata a lui a fare Natale in Kenya. Assunta Cascone, ciao. Michele Principe, no, Principe, ciao Michela. Assunta, Gianluca Rastelli. Stanno collegando sempre più persone. Ovviamente mi fa piacere. Lino Angi, Maria Impagliazzo, Rosaria Posta, eccetera, eccetera. Adesso possiamo iniziare con l'assemblaggio. Allora, prima cosa togliamo ovviamente la roba che non ci serve da mezzo. Prima cosa andiamo a pulire il pan di Spagna da tutte le mollichette scure e che non servono. Saluto anche agli amici dell'altra piattaforma. Andiamo a togliere la parte esterna che ovviamente dà fastidio a livello di forma con un coltello ben affilato, tutte queste operazioni. In questo modo togliamo tutto il pan di Spagna che dà fastidio. Possiamo anche togliere. Togliamo anche la pellicina, questa un po' scuretta. Vi confesso che ho cambiato il forno vecchio secolare, dopo 22 anni mi ha lasciato un grande forno e sto ancora in fase di collaudare, sono in fase di collaudare questo forno. Togliamo tutta la pellicina esterna. Un po' più scura, non proprio tutta, la più scura. Ecco qua. Questa parte, diciamo, è la parte che poi quando andiamo a tagliare la fetta, ovviamente in basso si nota questa parte scura, quindi
è meglio che si toglie. Ecco qua. Tagliamo tutto questo. Vediamo chi si è collegato di nuovo. Roberta Stella più. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Simone, sei numero uno, vabbè, esageriamo, numero uno non esiste. Assunta Borrelli, Maria Vendola, Yoga into Life. Bellissimo questo profilo. Pasquale Di Pietro, ciao. Pasquale, finalmente mi vedi in diretta. Faremo i corsi, ovviamente, a gennaio. Vi dirò tutti i dettagli per i corsi che ci saranno. Rosalinda, Natalia Elefante. Ok. A questo punto, piatto dorato. Io uso piatto dorato, io potete usare qualsiasi piatto, ovviamente. Andiamo a tagliare in tre strati il pan di Spagna. Quindi prima la parte superiore. Puliamo bene il coltello, altrimenti non taglia bene. Ovviamente a occhio suddividiamo il laterale del pan di Spagna in tre parti in modo tale da tagliare bene. C'è sempre qualche clacson delle macchine giù al mio palazzo, che abito a ridosso di un semaforo, e ci sono sempre clacson esageratamente che danno fastidio anche nei miei video. Se, secondo me già avete sentito sicuramente nei video che ci sono sempre i clacson che danno fastidio. Ragazzi, questo è il mio pan di Spagna fatto del giorno prima, guardate qua, uno spettacolo bellissimo. Tagliato il primo strato, togliamo sempre tutte le mollichette. Ok, adesso questo ancora in due strati. Manteniamo con la mano al centro del pan di Spagna e facciamo ruotare in questo modo, tagliando sempre, ovviamente è tutta una questione di occhio, il centro del pan di Spagna, del pezzo che stiamo tagliando, quindi sicuramente stiamo tagliando precisamente. Poi a un certo punto possiamo anche andare verso il centro, perché abbiamo fatto tutto il giro, quindi è tagliato alla perfezione, e voilà. Perfetto. Questa sarà la base, togliamo sempre tutte le molliche che danno fastidio in lavorazione. Io nel ruoto, nella teglia del pan di Spagna, butto tutti i residui. Fatemi sapere come si sente l'audio, perché a volte capita che non si sente bene. Giovanna Manza, ciao. Antonio Fiorito, ciao, buonasera. Due volte l'ha scritto. Paura che Simone fa parte di Napoli, il clacson. Lo so, Pasquale. I clacson qua sono incredibili. Io abito a ridosso di un incrocio importantissimo, quindi si sentono i clacson sia di tutte e tre strade praticamente. Allora, ok, si sente bene, meno male. Io sono così concentrato al tuo insegnamento che non sento altro che te. Mi fa piacere, Anna Zambuto. Allora, adesso dobbiamo fare la bagna. Adesso facciamo la bagna. Acqua, ovviamente gli ingredienti li ho dati 300.000 volte, adesso non li ricordo neanche se li voglio elencare.
Comunque, in questa diretta che verrà registrata e rimarrà sul mio canale YouTube, ci saranno gli ingredienti sia di ieri, per il pan di Spagna e tutto quanto, sia di oggi, questi della bagna e tutto. Acqua tiepida non c'è bisogno, ma anche a temperatura ambiente non c'è bisogno, bollente, tanto durante la lavorazione si va a sciogliere. Inseriamo lo zucchero all'interno e a piacere mettiamo, io metto gocce di liquore strega a occhio, perché dipende da uno a che grado di alcol piace la torta, il bagno della torta. Allora, andiamo il pennello. A questo punto andiamo a sciogliere lo zucchero nell'acqua. La torta sarà bagnata solo il lato inferiore, cioè sul fondo, e il lato superiore, però il lato, diciamo, di sotto del pezzo superiore. Centralmente non va bagnata affatto, perché la cassata, questa fatta in questo modo, è molto succosa la ricotta, quindi già va a bagnare lo strato centrale, perché abbiamo due strati di ricotta e uno strato di pan di Spagna centrale, quindi verrà bagnato dalla ricotta, e i due pezzi inferiori e superiori di pan di Spagna vengono bagnati solo internamente. Fatto ciò, vedete che si è sciolto lo zucchero. Possiamo iniziare a bagnare la torta. Io bagno con un pennello perché è pochissima la quantità, non è che dobbiamo bagnare chissà quanto, giusto per dare un po' di sapore così. Ecco qua. Tutto ciò. Possiamo anche pulire sempre, perché il piatto, io vado a lavorare sul piatto, sono tante persone che vanno a lavorare la torta sul banco, sul tavolo, e poi dopo la mettono sul piatto, però è molto rischioso per me alzare la torta con i coltelli o spatole pesante, poi metterla sul tavolo, cioè sul piatto, non mi piace. Preferisco pulire 700 volte, ma lavorare sempre il piatto, perché così mi rendo conto bene di come viene fatta la torta. Ovviamente è una questione di abitudine. Fatto ciò, prendo il ripieno dal frigorifero. Ecco qua, questo è il ripieno di ieri, fatto ieri, guardate che spettacolo. Adesso con l'aiuto di un sac à poche vediamo la cremosità della ricotta, guardate qua che spettacolo. Vedete? Perciò vi dico, la ricotta, quella tipo solido, fa succedere ciò, cioè che nonostante ci sia tanto zucchero, però è ben solida e mantiene. Adesso con l'aiuto di un sac à poche, chiuso questo di plastica. Iniziamo con questo, poi dopo forbici, allora le forbici, forbici non ci sono, va bene anche un coltello, andiamo a tagliare. Adesso possiamo mettere all'interno il ripieno. Mettiamo la ricotta in modo uniforme, perché se ci sono dei dislivelli dopo si notano, perché è una torta glassata, quindi
è preferibile mettere la ricotta in modo uniforme e omogeneo. Solo centralmente possiamo mettere un po' di più, perché questa è una torta che verrà un po' a punta, appunto per far sì che la crosta poi scende, diciamo, in modo uniforme. Centralmente è buono. Fatto ciò, diamo una spatola. Spatola a gomito, piccola, non esageratamente grande. Saluto anche gli amici dell'altra piattaforma che mi stanno guardando, non so quanti ne sono. Sì, ci stanno un po' di persone. Esagerato. Clacson esagerato, cioè i clacson. Andiamo a spatolare in questo modo e a livellare bene. Vediamo un po' chi si è connesso a noi. Ciao dall'Australia, Silvana Ceraolo. Ciao Silvana. Ciao da Avellino, Clelia. Lo zucchero semolato a velo vanno bene entrambi, però io preferisco lo zucchero semolato perché si va a incorporare meglio quando abbiamo una ricotta questa tipo duro, che non abbiamo setacciato, non abbiamo fatto niente. Se metti zucchero semolato, non si va a amalgamare bene in questa lavorazione. Quindi se vai a setacciare, puoi mettere anche, se vai a setacciare la ricotta, puoi mettere anche zucchero semolato. Io ho abbreviato, diciamo, la lavorazione come sempre, direttamente senza setacciare la ricotta, pur essendo un po' grezza la ricotta, abbiamo messo zucchero a velo in 3-4 riprese in modo tale che si va a amalgamare per bene. Quindi dipende da te se vuoi fare o meno un'altra lavorazione. Allora, Edith Andrea Mbesso, benissimo. Allora, devo farti complimenti con i tuoi insegnamenti, anche sono romagnolo, faccio una pastiera da urlo. Grazie a me, sto scherzando. Viste le mie indicazioni, Alghiero Edoardo Arvedi. Mio figlio è nato a Rimini, quindi è romagnolo anch'esso. Allora, Roberto Iannicello, ciao da Montreal, Canada. Buonasera a tutti. Bellissima Montreal. Vabbè, a me sono tutte quante belle, le città americane, ovviamente, per me sono tutte belle, tutte le città. Viaggiare penso che è la cosa più bella che ci possa essere. Va bene, continuiamo ancora con la lavorazione, non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, diciamo sì. Allora, adesso lo strato centrale andiamo a mettere in questo modo, perfetto. Adesso non c'è bisogno di bagnare questo strato perché si va a bagnare insieme alla ricotta, che ci saranno due strati di ricotta, cioè quello di sotto e quello di sopra. Ecco qua. Mettiamo la restante ricotta. Vediamo se vedono quest'altra piattaforma. Prendiamo la restante ricotta. La differenza tra questa e la cassata siciliana classica o anche quella palermitana è che è solo pan di Spagna centrale, non c'è pasta reale. Ovviamente ci sono due strati di ricotta e tre di pan di Spagna, mentre tutte le altre cassate hanno solo due strati di pan di Spagna e uno centrale di ricotta classico. Noi dobbiamo fare sempre le cose in più, napoletani.
più abbondanti. Perciò, ovviamente sono andato di abbondanza con la ricotta, proprio per evitare in tal caso di rimanere senza. Ecco. Il peso finale di questa cassata sarà all'incirca di 2 kg e più. Ovviamente se fate il peso degli ingredienti uscirà fuori ovviamente il peso totale della torta o di tutto quello che facciamo. Adesso vediamo un poco. Carmen Troise, Simone sei migliore, ma tu sei la migliore, non io, cara sorella. Allora, Deborah Fazio, salve dalla Sicilia. Ciao, una siciliana che mi segue con la cassata, è un onore ovviamente. Matilda Savorgnano, buonasera, è sempre un piacere seguirla, auguroni, grazie anche a te. Concetta Maria Tortola, Simone, grazie per le tue ricette, buon Natale a tutti voi che seguite, grazie anche a te. Lino Angi da Venezuela, sei super, mamma mia, Caracas. Ogni volta che sento Venezuela mi vengono in mente sempre le, come si chiamavano? Le telenovelas, sempre, ogni volta che sento in Venezuela, specialmente Caracas. Chef Zio Pietro, mamma mia, Chef Zio Pietro, buonasera Fratmo, sei un grande, sei veramente un grande, sei qua. Allora, dove trovo gli 12 ingredienti della torta? Dove li trovi? Li trovi nella mia diretta precedente, nella descrizione, e neanche nel mio commento ci stanno tutti gli ingredienti, poi ci stanno tantissime fotografie, pagine, storie di Instagram che ho fatto con tutti gli ingredienti, poi lo metterò anche in questa diretta che verrà, giustamente rimarrà registrata sul mio canale YouTube, e sotto nella descrizione e nel commento metterò di nuovo tutti gli ingredienti. Alma Zapparata, sei unico, magari. Ciao a tutti, Yoga into Life. Sei arrivata in ritardo, missi pissi pissi, quella di ieri, mi ricordo. Fai una cosa, portala qui, la cassata ce la mangiamo. Ma tu che cos'è che non vuoi mangiare? Qualsiasi cosa ti porto, tu mangi. Allora, ciao da Roma, Maria Scandinaro, ciao pure a te, Silvana Ceraolo, ciao dall'Australia, di nuovo quella di prima, ok, allora, tutto a posto. Kvetik, mi ricordo di te, perché sicuramente sei dei paesi dell'est, commenti tanti miei video e vedi veramente tante mie ricette, mi ricordo, un saluto. Allora, Maria Vendola da Bari, Puglia, e Barese, no, proprio cugini a noi, Sicilia, Puglia, siamo lì. da Venezia, Rino Anci, da Venezia, Venezia, vedo che hai scritto Venezuela prima, fammi vedere, siamo in un manicomio. No, non lo so, non lo trovo più. Vabbè, comunque da Venezia. Venezia è un'altra perla, secondo me, del Mediterraneo. La prima volta che ho portato una barca è stata a Venezia. Io ho paura di stare sulla barca, perché soffro di mal di mare. Mi hanno fatto portare la barca a Venezia, è stata una cosa spettacolare. Bellissimo. Vabbè, lasciamo stare tutte queste cose. Continuiamo con la cassata. Sta sciogliendo tutto per parlare. Allora, salutiamo sempre gli amici di quest'altra piattaforma. Io non vi vedo, ma voi vedete giustamente il meglio, la lavorazione. Andiamo a livellare anche questa parte. In questo modo. Livellato ciò. Ecco qua. Facciamo uscire sempre un poco poco lateralmente al bordo della torta, cioè del pan di Spagna tagliato, così quando andiamo a schiacciare abbiamo un bel po'. Ecco qua, fatto ciò, allora questo pezzo qua andiamo a bagnare, noi il lato superiore, perché ci sarà la glassa, rischia di cadere tutta, mettiamo la bagna sullo strato superiore, ma il lato anteriore, no, posteriore. Vabbè, comunque non fa niente, avete capito, il lato di sotto del pezzo finale.
andiamo a bagnare bene questo pezzo qua. In questo modo, vedete, qua vedono, si sì, vedono benissimo. Ecco qua. Adesso possiamo mettere questo a livello superiore. Andiamo a schiacciare un po' lateralmente, in questo modo. Adesso abbiamo bisogno di un girotorta per, ovviamente, per essere più precisi. Qua. Andiamo a pulire sempre lateralmente il piatto. Così. Ecco qua. Raddrizziamo bene la torta. Adesso prendiamo il giro torto. Dove sta? Non mi ricordo mai. Girotorta, girotorta, eccolo qua. Ovviamente questo è un girotorta molto comune, ce l'hanno quasi tutti quanti. Andiamo a schiacciare un poco e a pulire bene. Livelliamo in tal caso c'è qualche imperfezione. Adesso, se vogliamo, possiamo togliere ancora un po' di pan di Spagna imperfetto per far venire giusto una cupola, faccio vedere bene quest'altra parte, solo alla prima fetta, giusto per. In questo modo, ecco qua. Mi chiedevano se io facessi poi la tosse durante la diretta, ho detto di no, quando mai, ieri non l'ho fatta. Oggi purtroppo mi ha preso. Adesso a questo punto, fatto ciò, dobbiamo fare la glassa. Prima di fare la glassa, andiamo a prendere un foglio di carta da forno. Foglio di carta da forno, vabbè, la torta la togliamo dalla scena, perché dà fastidio. Cade la torta, non siamo. Foglio di carta da forno. Andiamo a tagliare. E in questo caso un foglio qui là già bello e fatto, che si vendono quadrati, rettangolari. Prendiamo, andiamo a tagliare in questo modo. Ancora, alla fine dobbiamo ottenere dei foglietti piccolissimi che ci aiuteranno durante la collatura della glassa a non cadere, ovviamente, in tutte le parti. Che è successo? Qualcosa? Da là mi guardano e ridono. Ancora tutto a metà. E ancora teniamo dei foglietti piccolissimi di carta da forno. Ecco qua. Eccoli, fogli di carta da forno. Togliamo la pezza dalla scena, si vede. Allora, vediamo un po'
se c'è qualcuno, sì, salvato su YouTube anche, ciao, ok, impariamo dei trucchi, sì, Edith Andrea Ambesso, Silvia Fomica, ciao Simone, ho fatto i mostaccioli morbidi, uno spettacolo, auguri a te e a tutti nella chat, abbracci da Roma, ciao, abbracci anche a te, mi fa piacere. Allora, al posto del liquore strega, cosa si può mettere, ragazzi? Tutti i liquori possibili, immaginare, limoncello, rum, ovviamente strega l'ho messo io, in qualsiasi liquore a tuo piacimento, non è un problema. Ripeterò la ricetta, spero di riuscire a fare la glassa, cioè, che è il mio incubo, non mi viene bene. La glassa della cassata, ovviamente, faccio vedere, la facciamo semplicemente con acqua e zucchero a velo, senza... Posso rivedere la diretta dall'inizio? Sì, adesso quando si chiuderà la diretta andiamo a si registra e quindi puoi vedere come un semplice video il tutto. Ciao Simone da Sorrento, Rosaria ad Esposito. Sorrento per noi è, è tutto praticamente. Pasquale Di Pieghe, fantastico Simone, ok. Ok ragazzi, allora posso continuare. Fatto ciò, prendiamo di nuovo la torta. Ecco qua. Adesso, foglio di carta, solleviamo un po' il pan di Spagna. Ecco qua. Non deve andare esageratamente all'interno, sennò dopo è difficoltoso toglierlo. Andiamo a cavallo di ognuno. Sovrapponiamo foglio di carta con un altro, rimanendo un poco di spazio. Praticamente non si deve sporcare il piatto, questo è il motivo. In modo tale da non fare nessuna glassatura su griglie, teglie, quant'altro. Si fa direttamente in questo modo e subito facciamo. Ecco qua. Spero che si vede bene. Si sente bene e si vede bene. Vedete il video perché lo sto vedendo anche adesso. Si vede bene, fortunatamente. Ecco qua. E si finisce con il finale che non è sovrapposto agli altri, ma è in questo modo. Spero che si vede bene. Faccio vedere meglio da vicino. Eccolo. In questo modo. E voilà. Adesso facciamo la glassa. Adesso questa parte è la parte superiore, adesso è bagnata sotto, adesso si bagnerà tranquillamente e si conserverà bene grazie alla glassa che faremo adesso. Allora, possiamo anche togliere dalla scena la torta e faccio vedere la glassa. Ecco qua. Adesso zucchero a velo, eccolo qua. Zucchero a velo. Una spatola a girare l'acqua nello zucchero a velo. Adesso prendiamo l'acqua bollente, la io vado a scaldare in un microonde. Pesiamo 30 ml d'acqua, ho paura che ho preso già l'acqua precedente, la vado a prendere un attimo, scusatemi. Ecco qui qua. Ml d'acqua. Eccoli. Inseriamo direttamente nello zucchero a velo. Penso che mi vedete bene. Acqua bollente. Andiamo a girare continuamente. Ecco
Allora, mi serviva un altro goccio d'acqua. La glassa è quasi completamente liquida. Nella glassa ovviamente si può aromatizzare con scorzetta di limone grattugiato o limone spremuto. La glassa è pronta, guardate, la possiamo colare sulla torta. Ok, ciò, vediamo un attimo chi si è collegato. Allora, succo di limone, l'ho detto anche adesso, proprio adesso, succo di limone un po', no? Lo puoi anche mettere, però il succo di limone va a stringere un po' la glassa a fine che poi devi mettere altra acqua della ricetta indicata. Zucchero a velo, quello comprato, fatto con i robot. C'è un po' di differenza di quello comprato e fatto con i robot. Io l'ho fatto con i robot. Quello che andiamo a comprare contiene anche degli amidi per non far solidificare lo zucchero nei supermercati, ovviamente, e quando avete a casa non lo dovete grattare con il passino, quindi contiene degli amidi e può essere un po' differente a livello di acqua. Comunque sempre meglio un po' più dura che mettere un po' d'acqua in più che poi direttamente molle, quindi va bene anche quella del supermercato. Simone, perché acqua bollente? Acqua bollente perché poi dopo, quando si va a raffreddare, si va a restringere, perché lo zucchero si va a sciogliere completamente, tutti i cristalli di zucchero si vanno a sciogliere, quindi non abbiamo problemi che la glassa va a cadere in forma, diciamo, negativa. Auguri di buon Natale, mi sono appena collegata. Rosaria, ciao. Non sei soltanto bravissimo, ma sei un grande artista. Beh, artista è una cosa... così. Stiamo un po' andando oltre. Oltre le più grandi aspettative, come diceva un grande amico. Non sei soltanto, allora, per la mania delle pulizie. Ah, capito. Quella me l'ha trasferita mia moglie, questa mania qua. Allora, Simone, per caso è la tua pasticceria sposa in zona sanità? No, però so che quella pasticceria sta giovando un po' questo fatto che io faccio di cognome Esposito, e anche loro, come tante pasticcerie che a Napoli sono arrivate, pasticceria Esposito. Fine anno saremo a Napoli, piacerebbe fare una scappata, ma non sono a Napoli, purtroppo. Si vede benissimo, Patrizio, ok. Qua, fratello, lo stesso portatorte abbiamo, siamo uguali, gemelli diversi. Zio Pietro, si vede benissimo, ok, va bene. Ti seguo proprio i giorni, mi piace tanto quando riordini sempre il piano da lavoro. Riordinare il piano da lavoro è rendersi conto di quello che stai facendo. Se non si riordina il piano da lavoro, stai sempre incasinato e sembra già che stai facendo una cosa che non va bene, praticamente. Invece tu, anche un semplice pan di Spagna con il tavolo ordinato, sembra che chissà che hai fatto una cosa, perché il tavolo dà la sua immagine. Ok, Marsala, zio Pietro, lo puoi mettere. Anche il Marsala, però, non è che è tanto indicato, però lo puoi mettere. Ok, gente, Simone, ma dopo chi sei la mangia questa specialità? Questa specialità va ai miei carissimi genitori, che stasera gliela porto e dico: tieni, questa è la torta che ho fatto alla mia prima diretta a YouTube. Ecco qua. Mettiamo la glassa sulla torta. A questo punto, ecco,
ovviamente poi nelle parti che ci occorrerà andiamo a mettere il restante, sempre pronti. Se occorre bagniamo anche la spatola un po' nell'acqua, girando e girando andiamo a colare la glassa in questo modo. Vedete come inizia a scorrere, a colare lateralmente. Ovviamente facendo in questo modo possiamo recuperare anche quello laterale per metterlo lateralmente. Più la facciamo scendere, più diventa sottile poi la glassa. Possiamo bagnare un po' la spatola nell'acqua in modo tale che quello che cade lo andiamo a recuperare, vedete, in questo modo. Con calma si fa questa operazione, altrimenti fate un macello. Una fase un po', diciamo, complicata, non è molto facile, però in compenso abbiamo una glassa che non è quella glassa dura del naspro o zucchero fondente, ma abbiamo una glassa, diciamo, morbida e che va a colare, diventa molto sottile. Ecco qua. Fatto ciò, qua si vede il pan di Spagna all'esterno, quindi è sottilissima la glassa. Andiamo a realizzare un po' la torta. Adesso la fase di togliere. Nel frattempo si inizia ad assestare, vediamo un po' chi è che ci onora in diretta. Togliamo tutta la roba da mezzo. Ecco qua. Frutta pronta. Vediamo. Allora, tosse di qua e anche tosse di là, si sente. Allora, buonasera, volevo chiederti per la pasta mandarino quanto zucchero. La pasta mandarino si fa la metà di zucchero e più o meno 30-40 ml di acqua ogni 100 grammi di mandarino. Allora, buon lavoro Alessandro, anche a te. Anna era quella che mi ha scritto. Dani Sab, bravissimi, saluti da Mantova, saluti anche a te.
Roberto Trotta, grande professionale. Grazie, buon lavoro a quello di Benefeste. Anche a te, Roberto. Angelo Energia, fai da te e non solo, si chiama questo canale. Saluti da Salerno. Ciao, salutami la bellissima Salerno anche tu. Complimenti vivissimi per il canale YouTube. Sempre lui. Concetta Casillo, saluti da Bologna. Oggi è caldo, è strano. E anche a Napoli, oggi veramente sono stato in giro e veramente è stata una bellissima giornata, anche calda. Ciao Cato, vado a fare le passiere. Ciao Pietro, vai a fare le passiere come ogni anno e ti devi anche uccidere fine stasera, infornare. Va bene, adesso abbiamo tutto pronto, la torta è colata alla perfezione, la glassa. Andiamo a cercare l'ultimo pezzo che ho messo, il finale, così non rompiamo il tutto e andiamo ad estrarre in questo modo. Guardate che spettacolo, si toglie facilmente. Magari la glassa la possiamo recuperare in questo modo, grattando il foglio di carta vicino alla teglia. Proseguiamo con il secondo. Io non lo recupero perché non mi serve. Questo è un regalo. Possiamo livellare meglio così e poi toglierlo in questo modo. Questa è la parte, diciamo, inferiore, è la parte dove andiamo a decorare. Quindi ci può stare anche questa parte vuota. E voilà. Tutto pronto. Diamo una piccola raddrizzatina giusto per in basso, ma non c'è neanche bisogno. Sempre piatto pulito. Tutto pulito. Adesso passiamo alla decorazione. Faccio vedere bene da vicino. Guardate qua, che spettacolo, ragazzi. Vediamo se riesco a vedere. Vedete, in basso adesso verranno tutti i pezzi di frutta candita, quella a pezzi grandi tagliata per coprire la parte bassa che non è un grande problema, però è la decorazione tipica della cassata alla napoletana. Saluto gli amici anche dell'altra piattaforma, ciao a tutti. Non posso vedere qua i messaggi. Ci sono 1.800 euro di là, 1.800 euro, 1.800 persone in diretta di qua. Si sa che qua è più comune come piattaforma. 1.800 euro di... Allora, tagliamo ciliegie rosse, portata di mano, andiamo a tagliare, faccio vedere bene, anche qua, a metà, si può fare anche con le mani la ciliegia rossa, a tagliarla a metà, mettiamo una ciliegia rossa in questo modo, poi mettiamo un pezzo di... Sono un po' stanco, quindi non sono bene connesso a livello mentale. Cedro a pezzi, perché cedro a pezzi, non a cubetti. Potete mettere anche cubetti, diciamo così, però fa più effetto tagliare il cedro o magari pezzi, scorzetta d'arancio, in modo molto sottile, perché sarà la parte della decorazione, e mettiamo in questo modo. Vedete? Uno a uno. E possiamo mettere un pezzo arancione, sempre sottile. Da quest'altra parte, in questo modo. Di qua mettiamo una ciliegia rossa. Poi ovviamente più colori avete per mettere sulla cassata, più bella viene a livello di colorazione. Quindi andiamo di nuovo con l'arancione, ciliegia rosso e uno verde. Ciliegia rossa. Amici dell'altra piattaforma devono giustamente vedere bene. Mettiamo
mettiamo un arancione sottile. Ciliegia rossa. La fase della decorazione è sempre la fase più bella, perché quando è finita la cassata è finito tutto il lavoro, quindi è la parte più bella e più comoda, ovviamente. Scozzetto. Ciliegie rosse, scozzetto arancione. Verde. Ci troviamo giusto giusto con una ciliegia rossa. In teoria in cima ci vanno dei cubetti in questo modo. Andiamo a tagliare un po' di roba mista in questo modo. Vediamo se dall'altra piattaforma ci vedono. Sì. In effetti sto tagliando un po' di scorzetta arancia e cedro a cubetti, perché così si finisce la cassata alla napoletana, cioè con questi pezzi piccoli in cima. E due gocce di cioccolato. Le gocce di cioccolato, se fate la glassa con il nashboro sopra, si fa quel velo e non si attaccano per niente se non lo mettete a caldo, mentre questa glassa qua è sempre morbida, quindi si attaccano sempre le gocce di cioccolato. In cima possiamo mettere una ciliegia rossa bella colorata. Ragazzi, la cassata napoletana è pronta. Siamo partiti dal pan di Spagna alla ricotta ripieno. La faccio vedere bene da vicino. Cosa ve ne pare? Ditemelo ovviamente nei commenti. Per essere comunque fatta in casa, ovviamente da me in casa, però comunque è stata fatta in casa. Faccio vedere da vicino. Allora, il taglio non ci sarà, c'è qualcuno che mi ha scritto il taglio purtroppo non ci sarà perché è una torta che devo regalare ai miei genitori per stasera, per domani e le feste, quindi il taglio non si farà, ma già immaginiamo all'interno come potrà essere questa torta, che è veramente è uno spettacolo. La glassa, come vedete, anche se metto le dita sopra, si è iniziata a solidificare. Perché? Perché abbiamo messo l'acqua bollente. Se mettiamo l'acqua fredda, questa glassa continuava a scendere fino a domani, scendeva sempre finché la torta non rimaneva di nuovo con solo pan di Spagna. Mentre fatta con l'acqua bollente proprio, l'ho messa nel microonde, bollente, poi messa nel... Che fa? Va a sciogliere tutti i cristalli dello zucchero e ovviamente si va a restringere man mano il raffreddamento. Quindi, guardate qua, metto anche le dita sopra, non si appiccicano per niente. Allora, F78, maestro, questa cassata è uno spettacolo, ti ringrazio. Ciao, sei ultra bravo, Luisa Pecora.
Simone, però su TikTok dovessi inquadrare così, lo so, però non devi dire questa, cioè non dovevo dire io questa piattaforma. Momentaneamente diciamo che è la prima mia diretta, quindi già è tanto che ho fatto di qua e di là. La prossima sicuramente sarà migliore e all'altezza tipo questa qua. Vera Lucia, bellissimo, un abbraccio al Brasile, Feliz Natal, voce e famiglia, Brasile, obrigato, obrigato, mi ricordo di te. Hai commentato tantissimi video, sempre con questo obbligato, obbligata. Era insicura se si diceva obbligato o obbligata. Poi tu mi hai detto obbligato, va bene, e io sto commentando sempre obbligato. Stupendo, e soprattutto preferisco i soldi, panettoni e pandori. Diciamo che pandoro e panettoni hanno un loro sapore particolare. Questa, non mangio una fetta di questa, puoi stare anche a digiuno per 2 giorni a livello di calorie. Allora, Giulia Reale, complimenti spettacolare, grazie mille, bellissima. Assunta Cascone, Anna Martone, Simone, però su TikTok, ah, sei quella di prima. Allora, Simone, la faina del pan di Spagna è quella per dolce o quella normale? Grazie, sei il top. La faina del pan di Spagna è la farina debole. Più è debole la farina, meglio è per il pan di Spagna, perché abbiamo diciamo, un'emulsione che poi dove andiamo a inserire la farina all'interno, che si amalgama benissimo, non è forte, mentre quando la farina è più forte inizia a salire di proteine e di forza, ha difficoltà ad amalgamarsi nella montata, quindi deve essere una farina debole, 00 a scendere, ancora più debole. Io uso sempre farina nazionale 00. Buonasera, sono arrivata loro, come si fa questa classe? Maria Rita Sepe, adesso finisce la diretta, si registrerà il video e tornerai indietro e ti vedi tutti i video, bella tranquilla, sul divano. Anna, grazie, gentilissimo, anche a te. Peppe, buonasera, maestro, grazie mille, maestro, e maestro era solo lui, io non sono nessuno. Alessandra Siani, buon lavoro, grazie mille, Roberto Trotta, cambio personale, buon lavoro, auguri a tutti quanti. Ragazzi, allora, questa diretta è finita. Beatrice Borrillo, complimenti, maestro, userò i tuoi. Ok, resta semplice con me, così come sei dolci che ci insegni. Sì, sempre, io sono così e quindi il classico dolce che mette gioia solo a guardarlo, poi a mangiarlo sarà una delizia dei sapori. Buon Natale a tutti, grazie per l'insegnamento. Allora, a me la cassata siciliana, questa, la cassata siciliana, la cassata in generale, finalmente, se l'ho detto anche nei miei video, mi fa venire in mente il film sempre quello di Totò, quando c'era la scena del guappo, non mi ricordo il film perché sono tanti film di Totò che sono appassionato, e fa vedere che tutti entusiasmati, i bambini, per vedere questa cassata, viene il guappo e va a disfare tutta la cassata e tutti i bambini piangono. Questa è una cosa brutta, però mi viene in mente sempre questa scena. Ragazzi, allora vi auguro buon Natale a tutti con questa cassata. Spero che questa mia diretta, sia quella di ieri che di oggi, sia stata costruttiva per voi e vi fa piacere stare in diretta con me. Vi abbraccio tutti, buon Natale a tutti quanti, auguri ancora. Ciao!